Silvana Comaroli, che cosa ha detto la Corte dei Conti? Sì, che praticamente questa manovra di stabilità presenta numerose lacune. Prima fa tutto sul cuneo fiscale dove genera sperequazione fra i redditi più bassi e i redditi più alti, dove effettivamente per i redditi più bassi non considera per esempio il carico familiare. È diverso una famiglia che magari ha 2 o 3 figli da una persona che non ha figli. Un'altra cosa che ha detto e che noi l'abbiamo sempre detto è che questo governo aumenta le tasse alla faccia invece di tutte le dichiarazioni che hanno fatto che non le aumentava. Dichiarazione proprio della Corte dei Conti, aumenta nel 2014 più di 5 miliardi di tasse e addirittura ci sono previste entrate future. Per ben 11,8 miliardi. A che cosa sono dovuti questi 11,8 miliardi? Al fatto che non ci saranno più determinate detrazioni ai redditi e sul fatto che alcune agevolazioni fiscali non potranno più beneficiare. Questo cosa significa? Che questo governo per far cassa si rivolge sempre ai soliti cittadini, cittadini che sono già esasperati perché l'hanno dichiarato sempre la Corte dei Conti che effettivamente l'imposizione fiscale è aumentata dello 0,3%. Quindi veramente se si seguiva attentamente quanto dichiarato dalla Corte dei Conti, effettivamente questa legge di stabilità ha delle basi molto molto precarie. Oggi poi è intervenuto sempre in commissione anche il ministro Saccomanni. Che cosa ha detto? Sì, allora ovviamente il ministro Saccomanni ha difeso la sua legge di stabilità, però stranamente ha evidenziato anche un aspetto che anche qua se guardiamo nel dettaglio ha dichiarato che la futura imposta sulla casa, la famosa TRISE, genererà un gettito di solo 3,7 miliardi a raffronto ai 4,2 dell'IMU. Se però guardiamo a fondo, allora sì, però ha considerato solo il gettito dell'1 per 1000, quando invece i comuni potranno aumentarla al 2,5 per 1000. Questo cosa significa? I comuni dove già questo governo ha fatto dei tagli assurdi, i comuni messi ormai in condizioni esasperate di non poter più erogare i servizi ai loro cittadini, saranno costretti ad aumentare questa aliquota, aliquota che genererà 9,2 miliardi, ovvero il doppio dell'IMU. Quindi, cari cittadini, voi pagherete il doppio per la prima casa.